una sinistra, all'esterno di Arezzo. Abbiamo deragliato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto. Portavamo gas di costato infiammabile. C'è la stazione, sto completamente in fiamme. Avvertiti qua e avverti la protezione civile. Guarda, io appena mi sono accorto di aver deragliato in stazione, andavo 90 all'ora. Ho inchiodato e sono sceso al volo. Se no eravamo morti, eravamo. Hai bisogno anche di qualche autoambulanza, oltre il carabiniere? Noi siamo qua al 104 di Viareggio. Personalmente no, ma in stazione penso che siamo morti tutti, guarda. Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley. Questo sarà un episodio molto fuori dagli schemi. Innanzitutto vi chiedo scusa perché leggerò molto il testo che ho preparato per questo episodio, perché ho avuto pochissimo tempo per preparare questo episodio, ma ci tenevo particolarmente che uscisse oggi. Non amo particolarmente leggere il testo mentre registro, ma davvero non ho trovato alternative né temporali né organizzative. Come ho detto, questo sarà un episodio diverso dal solito, perché non parlerò né di un film né di una serie, ma parlerò di un podcast. Un podcast che è uscito un mese fa, più o meno, e che trovate attualmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio. Io, per esempio, l'ho ascoltato su Spotify. Il titolo del podcast è Il tramonto a mezzanotte, realizzato da Paolo Buzzone e Giovanni Savarese per Audio Tales. Di cosa parla Il tramonto a mezzanotte? Parla di una storia incredibile, incredibilmente dolorosa e triste sotto tantissimi punti di vista. Da un punto di vista umano, perché racconta un evento che ha causato la morte di 32 persone, e uno squarcio nell'anima di decine di familiari e di una città intera. Ma anche da un punto di vista civile o civico, come preferite. Perché questo podcast racconta anche la storia di una profonda ingiustizia, di un potere, in particolare quello dello Stato, che non abbassa mai la testa per chiedere scusa, che non chiede mai perdono, anzi si arrocca dietro i suoi privilegi e schiaccia tutto con violenza e indifferenza, ma soprattutto con mancanza di umanità e sensibilità. Il tramonto a mezzanotte racconta la storia del disastro ferroviario avvenuto a Viareggio il 29 giugno del 2009, disastro che ha delle cause precise che sono state accertate durante 15 anni di processi, cause che hanno nomi e cognomi, disastro ferroviario che nessuno dovrebbe mai permettersi di chiamare incidente. Prima di andare avanti voglio fare una premessa per me doverosa. Durante questo episodio, a parte un dovuto ricordo da dedicare alle vittime del disastro, non mi addentrerò assolutamente nelle storie private delle vittime e delle loro famiglie. Il lato del dolore è raccontato con grande sensibilità nel podcast di Buzzone e Savarese e qualsiasi mia parola a riguardo sarebbe assolutamente superflua. Ho deciso invece di realizzare questo episodio perché io ho un rapporto molto particolare con la città di Viareggio. Per 5 anni ho avuto un locale proprio a Viareggio, una birreria di birra di qualità, ovviamente conoscendomi. E sono stati anni in cui Viareggio mi ha dato e mi ha tolto, perché è una città molto particolare. È stata per anni il simbolo delle vacanze, del boom economico, ma oggi sembra il set di un vecchio film che si sono dimenticati di smontare. È una città che, per quella che è stata la mia esperienza, fa fatica a trovare una sua identità, ma soprattutto fa fatica a preservarsi, a creare luoghi simbolo o luoghi del ricordo o della memoria. La prima volta che ho visto Viareggio ricordo di aver pensato: questa città è un sogno infranto, un sogno di qualcun altro però, non dei viareggini. E non lo dico con cattiveria o con spirito critico, lo dico con un velo di malinconia. Il 30 giugno del 2009 ho appreso la notizia del disastro ferroviario di Viareggio dal telegiornale del Mattino. Abitavo e lavoravo a Foligno ai tempi, ma per motivi personali andavo proprio a Viareggio tutti i fine settimana. Arrivavo il venerdì sera e ripartivo la domenica pomeriggio, proprio in quella stazione. Il disastro è accaduto di lunedì e il venerdì di quella settimana, come facevo tutte le settimane, in serata sono arrivato alla stazione di Viareggio. Nonostante l'ora tarda c'era ancora la luce del sole e dal finestrino del treno ho visto le case di via Ponchielli, devastate, annerite dal fuoco, ed è un'immagine che non ho mai cancellato dalla mia memoria. Poi però la quotidianità, il tempo che passa, e a certe storie quasi non ci pensi più, anche perché ai tempi si parlava di incidente, e un incidente è un caso, è l'opera di un destino infame che purtroppo non ha colpe.
Ponchielli ci sono ripassato mille volte perché oggi c'è il parcheggio della stazione, però non mi ero mai fermato a cercare di capire, di vedere davvero, di sentire. Il podcast Il tramonto a mezzanotte, ma anche la lettura di un libro di cui alla fine del video vi parlerò con più dettagli, mi ha davvero spaccato in due, perché davanti a storie così ti viene solo una grande paura, la paura di vivere in un paese, in uno stato, dove la tua vita o la vita dei tuoi figli, la vita dei tuoi cari, non ha nessun valore. Il valore in uno stato così indifferente ed empio di umanità deve necessariamente essere il ricordo. Il ricordo non solo delle vittime, ma anche delle persone che sono rimaste e che ogni giorno hanno lottato per ottenere una cosa che sembra sempre più un miraggio, cioè giustizia. Giustizia è una parola antichissima, significa la virtù rappresentata dalla volontà di riconoscere e rispettare il diritto di ognuno mediante l'attribuzione di quanto gli è dovuto secondo la ragione e la legge, ed è considerata una virtù cardinale della nostra Costituzione. Nella storia del disastro ferroviario di Viareggio, la virtù della giustizia è stata bistrattata, soffocata, violentata dall'arroganza del potere, potere di tutti i colori, destra, sinistra, centro. In questa storia in pochi si distinguono per virtù. Non voglio dilungarmi troppo, quindi cercherò di raccontarvi i punti chiave di questa storia. Il 29 giugno del 2009, verso mezzanotte circa, un treno cisterna che trasporta GPL deraglia alla stazione di Viareggio. Una delle cisterne, ribaltandosi, striscia contro un pezzo di ferro, che tra l'altro non sarebbe dovuto essere lì, e si squarcia. Il GPL fuoriesce dalla cisterna squartata e si riversa in via Ponchielli, dove le case danno letteralmente sui binari. Passano solo 3 minuti e un innesto scatena 3 esplosioni e un incendio di proporzioni gigantesche. I vigili del fuoco di Viareggio, Massa, Pisa e addirittura provenienti dall'Emilia-Romagna lavorano fino alle 6 del mattino per sedare le fiamme e impedire che esplodano anche le altre cisterne rimaste coinvolte nel deragliamento. Purtroppo il numero delle vittime già alla prima conta è ingente. Alla fine saranno 32 morti in totale, tra chi è deceduto sul colpo e chi dopo mesi di ricovero in ospedale. Tutti parlano di un incidente, di un banale incidente, o come lo definì Ferrovie dello Stato, uno spiacevolissimo episodio. Peccato che le indagini mostrarono un quadro della situazione ben diverso e ben più grave. Un ruolo fondamentale già il mattino dopo il disastro lo ebbero proprio i dipendenti di Ferrovie dello Stato, che si misero subito a disposizione degli inquirenti scoperchiando inquietanti verità sullo stato dei controlli e della manutenzione dei treni che Ferrovie noleggiava per il trasporto merci, anche merci pericolose, come appunto il GPL. Dal 2006, infatti, le certificazioni di idoneità dei mezzi che trasportano merci su rotaia non sono più obbligatorie per il paese che possiede la rotaia, cioè in questo caso l'Italia, in particolare Ferrovie dello Stato. Bastano delle autocertificazioni del proprietario del mezzo o di chi lo controlla e qualsiasi catorcio può liberamente viaggiare sul territorio nazionale. Come troppo spesso accade in questo nostro fantastico mondo, quando ad un sistema economico dai la libertà di non fare qualcosa, quel sistema, pur di trarne un profitto, stai sicuro che quella cosa non la farà, anche se quella specifica cosa può salvare vite, anche se quella cosa è un tuo dovere di azienda pubblica, di azienda di Stato, Stato che dovrebbe avere la sicurezza dei cittadini come obiettivo primario. Il disastro di Viareggio è stato causato dalla rottura di un assile, cioè quel pezzo che tiene insieme le ruote di un vagone. Vagone cisterna, quello con l'assile rotto, che era stato immatricolato in Germania negli anni 70. Perché circolava? Perché costava poco. Ferrovie dello Stato pagava poco più di 20 euro al giorno per quelle cisterne. Beh, certo, non venivano né controllate né manutenute, certo che costavano poco. L'assile si è rotto perché, questo è un fatto processuale, aveva una crepa che le vibrazioni hanno trasformato in una rottura definitiva. La crepa non era stata rilevata durante l'ultima manutenzione effettuata nel marzo del 2009, cioè pochi mesi prima del disastro. Immagino come siano stati fatti questi controlli. In più le case di via Ponchielli, che sono andate distrutte nell'incendio, sono letteralmente crollate su loro stesse. Erano letteralmente sui binari del treno. E nel 2000 un comitato dei residenti aveva chiesto la costruzione di un muro tra i binari e le case per ridurre il rumore.
richiesta che non ebbe mai nemmeno una risposta. Muro che, dicono le perizie fatte al processo, avrebbe diminuito i danni dell'80%. Muro che tra l'altro oggi c'è in via Ponchielli, oggi, dopo 32 morti. Il processo per il disastro ferroviario di Viareggio è ancora in corso. I capi di imputazione erano omicidio colposo, incendio colposo e appunto disastro ferroviario. Dico erano perché purtroppo dopo 10 anni i reati di omicidio e incendio colposo sono caduti in prescrizione, quindi nessuno li pagherà. Che non vuol dire che gli imputati siano innocenti, vuol dire che sono stati conosciuti colpevoli ma che non pagheranno per quel reato. Tra l'altro, ascoltando il podcast, questo preciso momento della storia, cioè questo momento dei reati di omicidio e incendio caduti in prescrizione, è uno dei momenti che mi ha procurato più dolore in assoluto, perché si sentono le urla strazianti, nello specifico della madre di una delle vittime, quando sente della notizia della prescrizione. Ditemi che non è vero! Va letto a modo, va letto a modo! Va letto a modo, non è finita! Enrico, per piacere, no! Dani, fatti spiegare bene le cose, stai calmo. Aspetta, ora vi raccontiamo. Hanno escluso l'aggravante dell'infortunio sul lavoro e quindi hanno dato la prescrizione per tutti gli omicidi colposi. Sul disastro colposo hanno fatto molti annullamenti con rinvio per dei profili di colpa, però la responsabilità, a quello che abbiamo capito, rimane, capito? Potrebbe essere abbassata la pena. Vale, non è possibile, capito? Non è possibile. Purtroppo è così. Che cosa gli ci vuole allora? E fa impressione che in una storia di così tanto dolore, che implica distruzione, incendi, morte, una delle parti del podcast che mi ha più fatto, tra virgolette, soffrire è sentire queste persone che perdono la speranza del loro dopo, perché dopo una tragedia del genere c'è solo la forza e la resistenza che ti dà la voglia di combattere in nome di tuo figlio o di tuo marito o di tuo fratello che è stato ucciso in quel modo. Ancora la pelle d'oca a ripensare a quel preciso momento del podcast. Comunque, dopo 10 anni di processo è rimasto in piedi solo il reato di disastro ferroviario, per il quale sono stati dichiarati colpevoli le più alte cariche manageriali di Ferrovie dello Stato, insieme ai rappresentanti legali dell'azienda proprietaria del vagone cisterna che si è rotto e dell'azienda che avrebbe dovuto fare la manutenzione. Ad oggi solo una persona è finita in carcere, tra l'altro abbastanza di recente, nel gennaio 2024. Tutti gli altri sono in attesa di un ricalcolo delle pene. La storia del disastro ferroviario di Viareggio è la storia di una colpa e di una giustizia che non è stata virtù, ma è stata un travaglio che alla fine ha portato a poco e nulla. I familiari delle vittime, che si sono riuniti in un'associazione che si chiama Il Mondo Che Vorrei, durante il processo sono stati spesso attaccati, accusati di essere interessati solo al risarcimento, quando invece i loro cari erano solo morti per caso. E queste cose sono state dette davvero dagli avvocati difensori di Ferrovie dello Stato. Questa è la storia di uno Stato che non ha mai chiesto scusa, che non si è nemmeno dichiarato parte civile, così come invece dovrebbe accadere in situazioni in cui un ente dello Stato ha responsabilità così evidenti. È la storia di uno Stato che però ha avuto fretta di mettere in piedi i funerali di Stato delle vittime, ma non di tutte le vittime, solo di quelle morte sul colpo. Perché mentre lo Stato organizzava il suo funerale vetrina, altre vittime del disastro erano in ospedale e sono morte settimane, mesi dopo. Questa però è anche la storia di una città che neanche in questa occasione ha saputo crearsi uno spazio per il ricordo, almeno secondo la mia personalissima sensibilità. Oggi in via Ponchielli, al posto delle case andate distrutte nell'incendio, c'è un parcheggio e un piccolo giardino. E esattamente al posto di questo giardinetto, in cui sto facendo una normalissima passeggiata, c'erano le case che sono andate distrutte nell'incendio
causato dal GPL che è fuoriuscito dal vagone merci che ha deragliato esattamente qui dietro questo muro, che non c'era 15 anni fa. Esattamente oltre questo muro ci sono i binari del treno. Immaginate che, per dire, al posto di questa pianta alle mie spalle c'era una casa il cui ingresso dava esattamente sui binari della stazione, quindi quando passava il treno tremava letteralmente la casa. La locomotiva ha deragliato più o meno in questo punto, e più o meno a questa altezza c'era una passerella, una sopraelevata, che ti permetteva di passare da una parte all'altra. Devo ammettere che fa veramente impressione pensare che questo muro 15 anni fa non c'era, perché in questo momento sono esattamente dove era l'uscio di una casa, e veramente in meno di 10 passi si arriva ai binari. Pazzesco. In là c'è la cisterna dalla quale è fuoriuscito il GPL, in una gabbia inaccessibile, dietro un cancello chiuso con un grosso lucchetto e una quantità impressionante di rovi appuntiti. Che la natura in primis abbia preso possesso di quel mostro, come la carcassa di un drago in un bosco inospitale. Sempre nelle vicinanze di via Ponchielli era stata allestita una casa del ricordo, dove erano stati messi oggetti personali delle vittime, foto, appunto, ricordi. Ma questa casa è stata vandalizzata più volte, soprattutto durante il periodo del carnevale. Perché questa città sembra davvero non riuscire a prendere niente sul serio. Il Tramonto a Mezzanotte è un podcast che vi consiglio assolutamente di ascoltare. Io vi ho raccontato solo una minima parte del tutto. E vi consiglio di ascoltarlo perché queste sono storie che non vanno dimenticate. Nell'assurdità di queste morti, la sensazione che ti lascia l'ascolto delle storie di queste famiglie distrutte è che un giorno potrebbe capitare anche a me, potrebbe capitare anche a te. Infatti una storia molto simile è successa di nuovo nel 2018, cioè il crollo del ponte Morandi a Genova. Stesse dinamiche, pochi controlli, poca manutenzione, tante bugie e 43 morti. Adesso però c'è un nuovo ponte bellissimo, costruito in tempo record, adesso però, dopo 43 morti. Gente andata in galera per il ponte Morandi? Zero. I familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio sono tutt'oggi riunite nell'associazione chiamata Il Mondo Che Vorrei, che si occupa di sicurezza sul lavoro. Li ho visti io stesso in prima fila alla manifestazione per gli operai morti al cantiere Esselunga di Firenze nel febbraio 2024, pochi mesi fa. Vi metto in descrizione il loro sito e vi consiglio l'acquisto di questo libro, che si intitola Uno spiacevolissimo episodio, che sono state le prime parole di Ferrovie dello Stato il mattino dopo il disastro ferroviario. Libro scritto da Francesco Bertolucci, Giovanni Lorenzini, che trovate disponibile su Amazon, vi metto il link in descrizione, e i proventi della vendita di questo libro andranno totalmente all'associazione Un Mondo Che Vorrei. Consiglio davvero di fare questo acquisto. Finisce con la lettura dei nomi delle vittime di questo disastro, che sono vittime della superficialità di uomini di Stato che non hanno mai chiesto scusa, vittime di colpe ben precise che mai, mai dovranno essere chiamate incidente. Lorenzo, Iman, Luca, Hamza, Emanuela, Sara, Rashid, Elena, Federico, Nureddin, Michela, Abdella Yatif, Ilaria, Elisabeth, Stefania, Magdalena, Ana, Rosario, Marina, Alessandro, Aziza, Maria Luisa, Andrea, Antonio, Mohammed, Roberta, Nadia, Claudio, Mauro, Emanuela, Angela e Mario. Non chiamatelo incidente.